ti aspetto. Si continua a parlare di quella che si innova 2015, conoscendo le aziende, conoscendo quindi quelli che sono i protagonisti, in questo caso il dottor Luigi De Fraia, Herb Sardinia. Parliamo di bio, parliamo di solidarietà, parliamo di questo progetto, dal momento che si tratta della prima azienda in Sardegna ad aver raggiunto la certificazione biologica di tutta la gamma di produzione, e quindi parliamo di detergenti, di cosmesi di altissima qualità. Sì, il discorso del bio nasce da una filosofia di vita, non è soltanto la filosofia del prodotto, è una filosofia di vita sia per il produttore, quindi in questo caso nel mio caso specifico, sia invece dal punto di vista del cliente. Il cliente che si avvicina al bio sicuramente ha abbracciato uno stile di vita che lo aiuta a vivere meglio, a passare meglio il suo tempo nella natura, nello sport, e cercare di spendere la sua esistenza su questo pianeta in modo più soddisfacente, che dia più soddisfazione. Io vedo tantissimi prodotti, dal lentischio al mirto, voglio dire, fortunatamente la nostra Sardegna offre veramente tanto. Sotto questo punto di vista bisogna saper scegliere. Sì, certo. Noi da produttore, io non scelgo in base ai profili, alla funzionalità di un prodotto. Vero è che però alla fine la Sardegna è conosciuta nel mondo per i suoi profumi. Questa Herb Sardinia è nata da una mia esperienza di vita, perché da sardo ho avuto la fortuna di girare un po' per il mondo, ma dovunque andassi da sardo tutti mi dicevano: ma in Sardegna voi avete dei profumi straordinari. Ma io non li sentivo, perché è un po' come il profumo che uno ha addosso, non se lo sente. Questo capitava a me. Veniamo a suoi fatti, diciamo, sì. non diamo il valore se non poi. Un po' come l'alchimista di Pablo Coelho, fai il giro del mondo, alla fine ti ricordo che la felicità è a casa tua. Sì, dice: ho vagato per tanti posti, ho bevuto l'acqua di tanti fiumi, ma alla fine. La goccia nel filo d'erba era la goccia di rugiada che cercavo per tutta la vita. E un po' Herb Sardinia nasce da questo. Un'esperienza, la mia ventennale, che ho trascorso un po' in giro per il mondo. E poi mi sono trovato da sardo a essere seduto sopra un trono d'oro, diciamo così, che non era il formaggio, il vino, men che meno il lapideo, erano le erbe della Sardegna, che sin da tempo dei romani era rinomata per le qualità insuperabili addirittura del suo sale marino, l'oro bianco, da cui noi abbiamo tratto una linea di trattamenti per il corpo che abbiamo scoperto essere, anche la Sardegna a volte nasconde delle cose anche a se stessa, e noi abbiamo scoperto che il sale della Sardegna ha delle proprietà organolettiche straordinarie, che quando ci dicono sali del Mar Morto, sali dell'Himalaya, ok, noi ci abbiamo tanto ma tanto meglio. Allora, diciamo che voi siete anche profumo di solidarietà, Anfast, che cosa succede? Poi diciamo che questa vuole essere, diciamo, un'infarinatura generale, perché poi approfondirete questa sera insieme a Maurizio Melis. Profumo di solidarietà, questo nasce da una, come dire, da una mia esperienza di vita che mi ha portato ad avvicinarmi al mondo dei portatori di handicap e di quelli che hanno avuto meno fortuna, dei cosiddetti normodotati. A volte anche un incrocio di strada, lo dico naturalmente con i debiti scongiuri, può portare a cambiare la tua vita, a cambiare la tua situazione affettiva. Grazie a questi progetti anche magari quella degli altri. Sì, no? Decisamente. E quindi il profumo di solidarietà ha voluto essere un momento sempre in collegamento all'esigenza delle essenze, cioè volevamo portare l'essenza della Sardegna nel mondo e avere un emanatore di queste essenze, di questi oli essenziali che noi estraiamo dalle nostre piante. In fondo Herb Sardinia non ha fatto niente, tutti quando mi dicono: ma questa è un'idea geniale. Non è un'idea geniale, era già nelle piante, noi abbiamo catturato quello che c'era già alla fine. La genialità sta nel pensiero di voler far diventare queste essenze profumo di solidarietà, perché invece è molto ben pensato questo progetto, cioè chi costruisce gli
emanatori? Sì, lo fanno i ragazzi disabili. E a loro che cosa dà? Appunto, questo è l'aspetto veramente più importante, cioè dargli uno spiraglio di vita che noi definiamo normale, che è una vita fatta di attività, di lavoro, invece non soltanto di assistenza, no? Quando si pensa ai portatori di handicap si pensa sempre all'assistenza, invece i portatori di handicap hanno bisogno di lavorare, di vivere, di svagarsi, di fare lo sport, di vivere soltanto con la gente, in mezzo a tutti, senza distinzioni, così. E Profumo di Solidarietà è questo, è un emanatore di essenze in ceramica artigianale fatto dai ragazzi dell'ANFAS, che noi assistiamo, nel senso che il ricavato va poi devoluto all'associazione per i progetti di assistenza. Vediamo anche le loro foto, quindi potete sbirciare, entrare nel sito erbsardinia.com, sì, cliccare in appunto Profumo di Solidarietà e vedrete anche le loro splendide foto al lavoro, tutti, sì, sorridenti, tutti felici, sì, creativi. Sono molto carini, devo dire, mi piacciono molto. Ci piace molto, disegni, sì, insomma, da spazio alla loro creatività, sì, questo vostro nuovo progetto. È successa una cosa, mi piace dirlo. Sì? Chiudiamo con questo, dai, che mi dicono. Sì, un giorno porto i miei figli che avevano appena finito il loro allenamento ed erano ancora vestiti da sport, diciamo così, li porto proprio al laboratorio, mentre stavano lavorando i ragazzi, e loro solitamente mettevano le coccinelle, i girasoli, da lì, da quel momento in poi hanno messo questi due bambini e ne hanno fatto una quarantina. Io quelli ovviamente non li posso dare sul mercato, quindi li ho tenuti per me, grazie. Quindi collezione privata, intoccabile. Oh, of course. Allora grazie Luigi, grazie, De Fraia, grazie, e quindi Erbe Sardinia, vi invitiamo a visitare il sito, a scoprire appunto gli innumerevoli progetti, poi questa sera potete approfondire insieme a Maurizio Melis, quindi l'appuntamento è proprio, perfetto, per questa sera qui su Radio Lina. Grazie ancora, grazie, e noi continuiamo con la musica e i grandi successi di Radio Lina.